Vieni qua, Fatina. Fatina, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, curami. Curami, curami. Ma allora sei proprio bastarda, scusa, Sono senza cuori, muori, ecco. Perfetto. No. Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con trucchi e segreti in The Legend of Zelda. Sì ragazzi, come potete ben vedere sto portando questa serie proprio adesso che è appena uscito l'online di Switch e ci permette ovviamente di giocare ai giochi del NES e che meglio che portare The Legend of Zelda. Quindi ragazzi, lasciate un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio di incertezza. Se non vi siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e a condividere questo video. Tra l'altro in descrizione troverete tutti i link per andare ai miei social dove potete parlare direttamente con me, con tutti i ragazzi della community, e troverete anche il link per andare ai canali di Sly86, Jackie Easter e di TheSust con i quali sto collaborando in questo momento. Quindi ragazzi, io direi di iniziare questo primo capitolo che vi spiegherò, dato che questo gioco è davvero immenso, è proprio immenso, credetemi ragazzi, è grande, ci sono ben 9 dungeon da scovare e ci sarà, appena abbiamo sconfitto Ganon per la prima volta, ci sarà anche il modo di giocare la seconda avventura. Quindi io direi di iniziare. Si può anche giocare la seconda avventura, ragazzi, anche da subito, che c'è un piccolo trucco, però ve lo mostrerò solamente quando avremo finito questo primo gameplay. Quindi, ovviamente, io il mio personaggio, voi potete mettere il nome che gli pare, io Link, io a tutti i Zelda che ho giocato l'ho sempre chiamato Link, non gli ho mai messo nessun altro nome. Direi di andare... No, dove vai? Vieni qua. Mi devo abituare con i comandi, non sono più quelli del NES. Perfetto, eccoci qua proprio a inizio, così inizia questo The Legend of Zelda. Bene, adesso il nostro primo scopo della nostra missione, ragazzi, è di prendere la nostra spada e la troveremo proprio qua dentro. Qui dentro sarà la spada, vieni qua. La tipica frase celebre che c'è sempre stata è quella "It's dangerous to go alone, take this", che vuol dire è pericoloso andare là fuori da solo, prendi questo. Basta solamente andare sopra la spada e la spada sarà vostra. Eccola qua, ovviamente con i cuori pieni, con i 3 cuori che abbiamo adesso in questo momento, ne avremo di più durante la nostra avventura, possiamo lanciare come negli altri Zelda il raggio della spada. Appena ci finiscono ovviamente non lo potremo usare. Bene, adesso andremo a cercare il nostro primo dungeon e niente di più semplice ragazzi, noi da qui, dato che non avete nessuna mappa, il mondo non vi mostra nessuna... No, l'ho messo in pausa, ho sbagliato, scusate, volevo entrare nel menu. Siccome non ci fa vedere nessuna mappa, dobbiamo andare da questa parte a destra ragazzi, da qui a destra, andiamo a destra, ci saranno questi nemici qua, vieni qua, tu morite, niente di più semplice, muori anche te, prendiamo le rupie, da qui seguiamo di sopra, vieni qua, eliminiamo tutti, perfetto, ce n'è rimasto uno, vieni qua, dove vai, dove pensi di andare? Continuiamo sempre a diritto, su, eccone un altro, non tanto raccogliamo rupie, continuiamo, state attenti che qui c'è questo scassamaroni qui nel mezzo, noi continuiamo sempre avanti e da qui giriamo di qua, che è una zona un po' complicata, quindi vi consiglio di non mettervi lì ad uccidere i nemici. Ok, da qui muori, muori, vieni qua, fatina, fatina, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, curami,
curami, curami. Ma allora sei proprio bastarda, scusa, non sono riuscito manco a prenderti. E che sei? Bene, ci troviamo in questa zona, ragazzi. Avete seguito bene i miei comandi, dovete andare a destra, da lì, da dove iniziate, a destra, e subito risalire su di quattro quadrati, e poi girare a sinistra, che dovete attraversare il ponte e arriverete in questo punto qua. Da qui entriamo ed ecco il nostro primo dungeon. Questo è proprio il dungeon livello 1, perché sì, potete arrivare agli altri dungeon. Questo riporta molto a Breath of the Wild, che nel senso potete andare dove cavolo vi pare, iniziare dal dungeon che vi pare, però io vi consiglio di iniziare da questo, dato che è di livello 1 e noi ovviamente con 3 cuori dove cavolo vogliamo andare? Vogliamo andare a fare il dungeon 9? No. Da qua andiamo di qua, vieni qua, uccidiamo questi che ci devono dare la chiave che ci servirà per aprire la porta che è dall'altra parte. Vieni qua, no, muori, ecco, questo è morto. No, non mi lasciare mai un cuore, per piacere, no. Ecco, quello c'ha la chiave, vieni qua, vieni qua, vieni qua, muori, perfetto. Abbiamo preso la nostra prima chiave. La seconda la prenderemo da quest'altra parte. Vieni qua, entra qua, perfetto. Venite qua, pipistrellacci, a voi proprio vi odio, vi ho sempre odiati. Ecco, abbiamo preso la seconda chiave e da qui possiamo aprire la porta, benissimo. Ora qua uccidiamo un'altra volta questi scheletri, perlomeno per adesso sono facili. Su, perfetto, ho un cuore, oh, un cuore. Continuiamo sopra, benissimo. E la madonna che c'è qui, il ritrovo. No, muori, 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 muori. Dove vai? Vieni qua, vieni qua, muori. Facciamo questo, perfetto. Ecco la nostra chiave. Da qua io andrei di qua, perché qua troveremo una cosa molto interessante qua dentro. Eliminando sti pipistrellacci, proprio voi dovevate esserci qui. No, non mi vado a morire adesso, se no dovrò, se muoio, tagliare il video e farmi ritrovare qua. Vieni qua, muori, perfetto. Abbiamo trovato la nostra bussola. Sto che muoio. Dove vai? Vieni qua, benissimo. Da qua andiamo da qua. Adesso, ma dove vai, Link? Ma smetti di andare come ti pare. Benissimo, ecco, altri pipistrelli. Meno male. Ah! Vi odio, vi odio. Se mi toccano muoio. Mi date una calmata. Ecco, quello si è fermato, perfetto. È rimasto questo, muori. Oh, adesso possiamo andare di qua. Ok, qui ci sono ste gocce. Vieni qua, che sarebbero una specie di ciuccio, dovrebbero essere i primi prototipi di ciuccio. No, ecco, perfetto, si era da spingere di qua e si apriva la stanza di qua. Qui troveremo il vecchietto che ci dà un messaggio, un indizio dove trovare un segreto. East Mons Peninsula is the secret. Va bene, dopo da lì vi spiegherò tutti i segreti, ragazzi, dove trovare oggetti, portacuori e tutto quant'altro. Perfetto. Da qui andiamo di qua. Ci stiamo avvicinando a trovare la mappa, che è proprio quella là del dungeon. Morite, morite. Vieni qua, vieni qua. Ok, perfetto. Abbiamo tutto, come potete vedere, in alto a sinistra abbiamo la mappa che ci apparsa. Da qui ce ne andiamo di qua, perché qua troveremo un oggettino molto utile. Senza cuori, muori, ecco.
Ok ragazzi, siamo tornati nella stessa stanza dove eravamo morti prima. No, ecco, bravo Ceppo. Vieni qua, muori, muori. Perfetto. Adesso abbiamo preso la chiave che gli era caduta al primo che ho ucciso. Veniamo di qua e dobbiamo entrare. Apri. Ecco, bravo Link, dove vai? Perfetto. Da qua uccidiamo sti cosi. Abbiamo le bombe con noi, perfetto. Questi hanno il boomerang. Andiamo di qua, vieni qua. Vieni qua. Mi hai fatto malissimo. Vieni qua. Muori. No, vieni qua. Colpiscilo da dietro, Link. Come tanto torzolo. Vieni di qua. Ok. Perfetto. No. Ok, siamo arrivati all'ultima stanza, ragazzi. No, all'ultima stanza perché eravamo morti. E attento, Link, vieni qua. Ok, questa si muoveva di sopra, perfetto, così. E così scendiamo qua sotto. Ovviamente che ci potevano essere i pipistrelli. Vieni qua, pipistrellaccio. Vieni qua tu. Muori, perfetto. Ed ecco che troveremo il nostro arco. Benissimo. Adesso torniamo indietro. Perfetto, stiamo attenti qui. Dai. Andiamo di qua. Adesso ora questi qui si chiude. Via, perfetto. Da qua andiamo di qua. Andiamo. Benissimo. Ok. Perfetto, adesso abbiamo la chiave per aprire di qua. Apri qua. Perfetto. Ecco sti bastardi con questi boomerang che stanno sui cosiddetti. Ecco. Come non detto. Perfetto, siamo arrivati dove sono morto nuovamente. Ci diamo sti cosi. Vieni qua, ecco. Perché mi devono sempre colpire? E non mi danno mai un portacuore. Usa quel boomerang. Ecco, bravo, sceppo. Ma guardate. Ma sei proprio bastardo. Ed ecco che eliminandoli tutti, ragazzi, ci daranno il boomerang. Adesso abbiamo il boomerang anche con noi. Questo potrei anche equipaggiare. Perfetto. Psst, eccolo qua. Là. Benissimo. Ci stiamo avvicinando al boss finale. No, la mano paurissima. Vieni qua. Entriamo di qua. Una fatina, no. Ecco, c'è sto ceppo. Eccoci, adesso si è arrivati al boss finale. Dai. Muori. Prendilo, colpiscilo. Su, colpiscilo. Attento Link, ecco, bravo torsolo. Dai. Dai. Vieni qua. Vieni qua. Non ti posso. Maledetto. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua, te lo prendi. No. Su. Vieni qua. Ecco, mi ha preso. Morto, perfetto, vieni qua fata. Perfetto, curami. Ce l'abbiamo fatta. L'importante è colpirlo nel corno, ragazzi. Se non c'avete più il raggio della spada, vi consiglio di colpirlo nel corno. Adesso prendiamo il nostro primo portacuori di questa avventura ed usciamo dal dungeon. E prendiamo anche la nostra primo frammento di Triforza. Eccolo qua. Ed ecco che il nostro primo dungeon è completato, ragazzi. Perfetto, ragazzi. Io lascerei qui questo nostro primissimo capitolo. Da poco farò anche una sezione separata dove trovare
solamente il boomerang, dove si può trovare l'arco, dove si può trovare la spada magica, dove si può trovare la fiamma blu, dove si può trovare, che saranno specifici per chi invece vuole cercare una determinata cosa senza starsi a vedere tutto il gameplay. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, un commento per qualsiasi vostro dubbio o incertezza. Se non vi siete iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e a condividere questo video. In descrizione troverete tutti i link per andare ai miei social, dove potete parlare direttamente con me e con tutti i ragazzi della community. E troverete anche il link per andare al canale di Sly86, Yagi Easter e di The Sust, con i quali sto collaborando in questo momento. Adesso sì, mi manda un arrivederci Link, Patrinox, e ci vediamo al prossimo video. Adios. Ah, non scusatevi di salvare, ragazzi.